Pensa Circolare è la campagna di sensibilizzazione sul tema dell'economia circolare firmata da Ambiente SPA, tra gli obiettivi quello di contribuire ad una graduale evoluzione culturale e ad una maggiore consapevolezza di tutti i cittadini, a partire dai più giovani, sul tema dell'economia circolare, stimolando il loro coinvolgimento e promuovendo le abitudini quotidiane, responsabili dal punto di vista della sostenibilità ambientale, nonché informare i cittadini sull'impegno e le attività messe in campo da Ambiente SPA volte all'efficienza ambientale ed economica sul territorio. Valeria Toppetti, consigliere delegato Ambiente SPA, ci racconta di che cosa si occupa questa società, ci fa una sua panoramica. Ambiente SPA è la società pubblica partecipata al 100% delle amministrazioni comunali del territorio del Pescarese e si occupa di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti. Il comune di Pescara detiene la quota dell'84%, il comune di Città Sant'Angelo circa l'8% e per il residuo vi sono altre amministrazioni comunali. Il totale ammonta a circa 30 comuni soci. È una società quindi molto importante, molto grande e costituisce un punto di riferimento proprio dell'economia locale e conta circa 350 dipendenti. È una società molto importante che conta circa 350 dipendenti e occupandosi di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti svolge un ruolo centrale proprio nell'ottica dell'economia circolare e della transizione ecologica ed energetica. E proprio in virtù di questo nasce questa campagna Pensa Circolare. Ma quali sono gli obiettivi? Pensa Circolare è una campagna importantissima che abbiamo concepito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Ambiente SPA con lo scopo di invitare tutti i cittadini di Pescara e di Città Sant'Angelo, dei comuni soci, ma di tutta l'area abruzzese che è interessata dal nostro servizio, a compiere un passaggio di mentalità. In effetti ancora nel territorio della nostra città e di tutto l'Interland del Pescarese opera un'economia di tipo lineare, quindi il prodotto viene utilizzato e poi viene smaltito. Tutto questo, quindi il fatto che il prodotto raggiunga il suo fine vita, ha portato ai disastri ecologici che noi conosciamo e che per qualcuno ormai sono quasi irreversibili. Noi non la pensiamo così, noi abbiamo molta fiducia nelle strategie che una società che si occupa di ambiente può mettere in atto ed ecco perché abbiamo lanciato questa campagna Pensa Circolare con l'obiettivo di diffondere innanzitutto a livello di mentalità e poi nella pratica proprio il concetto di economia circolare, quindi il prodotto dopo essere stato utilizzato viene rivitalizzato, riutilizzato, riciclato e diviene un nuovo prodotto, quindi dal prodotto al nuovo prodotto. E questo costituisce l'obiettivo di ogni politica ambientale, dell'Agenda 2030, di ogni strategia che possa in qualche modo dare una speranza alla nostra società. E ricordo spesso negli incontri che svolgiamo su questo tema che oggi la tutela dell'ambiente è un principio costituzionale, dallo scorso anno è stato introdotto proprio come nell'Olimpo dei principi costituzionali, accanto al principio di libertà, di dignità umana. E, ecco, c'è la tutela dell'ambiente, questo per significare quanto sia importante oggi tutelare l'ambiente. E quindi noi portiamo avanti questa campagna e invitiamo tutta la popolazione a cambiare mentalità. Abbiamo scelto questa campagna multisoggetto, i protagonisti sono tutti noi, soggetti anziani, giovani, naturalmente donne, uomini, perché la sostenibilità è un orizzonte che possiamo raggiungere soltanto tutti insieme e se a 360 gradi, quindi in modo circolare, noi modifichiamo il nostro comportamento quotidiano, quindi un piccolo gesto quotidiano, un piccolo cambiamento che poi diventa un automatismo per il grande cambiamento e per la salvaguardia del nostro sistema. Questo principio, diciamo, di tutela ambientale che oggi ha tenore costituzionale e si fonda proprio sul principio di giustizia intergenerazionale, nel senso che la sostenibilità ha senso soltanto se non è soltanto per la generazione presente, ma anche per la generazione futura. Quindi questo è il cuore del problema.
sostenibilità oggi e sostenibilità domani. Noi sappiamo che la sostenibilità ha varie facce, quindi innanzitutto quella ambientale, e proprio per questo la società Ambiente SPA sta estendendo la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta anche nelle zone più critiche della città di Pescara, Pescara Centro e Pescara Porta Nuova. In molte altre zone già naturalmente viene effettuata. Entro quest'anno estenderemo questa raccolta differenziata a 26.000 utenze tra domestiche e non domestiche, una grandissima opera che sta rivoluzionando in qualche modo la nostra società all'interno, poiché stiamo provvedendo ad un nuovo parco mezzi, ad assumere molti nuovi operatori, ma anche all'esterno, poiché stiamo incontrando i cittadini proprio per invitare tutti a pensare circolare, quindi a modificare la loro mentalità. E in altri comuni soci naturalmente la raccolta differenziata è già in atto, soprattutto nei paesi dove è più agevole attuarla, quindi il progetto è stato raggiunto con maggiore celerità, mentre a Pescara abbiamo impiegato più tempo, ci siamo confrontati con le eccellenze in merito proprio perché il centro molto urbanizzato richiede una particolare attenzione. Quindi sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo di questo sistema di raccolta differenziata che è il tassello centrale proprio per la chiusura del ciclo integrato. Noi vi abbiamo parlato dell'impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti, e che è il culmine, che è rappresenta l'ultima azione che noi abbiamo messo in atto per portare il rifiuto differenziato con una elevata qualità di differenziazione, perché noi miriamo all'aumento quantitativo ma soprattutto anche qualitativo, e dunque per poi conferirlo in questo impianto. Però dicevo, quindi la politica ambientale è una delle nostre azioni, ma a fianco alla politica ambientale naturalmente c'è anche la sostenibilità economica. Noi siamo una società pubblica e dunque abbiamo sempre da tenere ben presente che tutto ciò che rappresenta il nostro progetto economico è di riferimento rispetto a quello che le amministrazioni ci provvedono, e quindi dobbiamo essere molto attenti a questo. E infatti tutta questa costruzione strategica, questa grande strategia che le amministrazioni ci hanno richiesto e che noi stiamo attuando nella direzione della differenziazione del rifiuto e del conferimento nell'impianto, è proprio volta questa grande strategia al risparmio nel medio-lungo periodo in favore dei cittadini, perché noi sappiamo quanta speculazione ci sia dietro lo smaltimento dei rifiuti, perché i privati naturalmente che svolgono anche un servizio eccezionale, ma naturalmente sono sulla logica di mercato. Avere un impianto pubblico ci permette invece di conformare proprio sul nostro territorio e sulle nostre esigenze quella che è anche la tariffa, e dunque rendere più sostenibile per il nostro bacino proprio di realtà locale e la spesa. E naturalmente la sostenibilità è anche sociale, e tutto questo cambiamento, tutto questo viaggio verso un nuovo orizzonte proprio di realtà in cui vivere, che noi stiamo compiendo, che noi invitiamo i cittadini a compiere, naturalmente trova anche il suo compimento nella sostenibilità sociale, poiché vi saranno tanti nuovi posti di lavoro, ma soprattutto tante nuove professioni. E di recente l'Università di Teramo, con la quale noi siamo in contatto, ha introdotto, e ci sarà a giorni proprio l'inaugurazione, un nuovo corso proprio per il diritto ambientale dell'energia, poiché naturalmente l'ambiente e l'energia sono strettamente correlate. E questo corso è il primo in Italia, quindi proprio per significare come il nostro territorio, il nostro Abruzzo, veramente si pone come un riferimento anche pilota a livello nazionale. E naturalmente la sostenibilità ha vari aspetti, non soltanto lo smaltimento dei rifiuti, ma anche ad esempio l'utilizzo delle acque e anche l'energia. Noi sappiamo anche che le comunità energetiche sono sempre crescenti nel nostro territorio, poiché il risparmio dell'energia coniugato con il buon uso dell'acqua e coniugato con uno smaltimento dei rifiuti
che possa raggiungere un livello virtuoso ci permettono e ci permetteranno di vivere in una realtà sostenibile, ecco, per noi e per i nostri figli. L'impianto di biodigestione anaerobica è un impianto che serve per il trattamento della frazione organica del rifiuto differenziato. Oltre alla frazione organica del rifiuto differenziato, che sono quindi tutti gli scarti di origine alimentari, servirà anche per il trattamento degli scarti del verde. L'impianto di digestione anaerobica è un impianto molto con una tecnologia molto molto avanzata e la possiamo descrivere molto semplicemente come se fosse composta da alcuni moduli principali. Abbiamo un modulo che serve proprio per la digestione anaerobica del rifiuto, quindi in questo modulo abbiamo l'ingresso del rifiuto differenziato e subirà questo rifiuto differenziato un trattamento di fertilizzazione, diciamo, che può durare anche 25 giorni mediamente, e a seguito di questo trattamento avremo in uscita due componenti principali, un biogas e un altro componente che viene chiamato digesto. Questo digesto sarà a sua volta, diciamo, un input per un altro modulo dell'impianto e sarà proprio quello che ha a che fare con il compostaggio del rifiuto. Quindi avremo in ingresso questo digesto e dall'altro lato avremo la frazione dello scarto del verde. In uscita avremo un fertilizzante molto molto utile per l'agricoltura. Dall'altra parte diremo che avremo un modulo che servirà per la cogenerazione. In che senso? Si tratta di un impianto che in realtà è in grado di autosostenersi, quindi con questo processo di cogenerazione ci sarà una produzione di energia elettrica e di energia termica che servirà appunto per poter gestire correttamente l'impianto. E infine avremo il modulo per il trattamento del biogas. Come abbiamo detto prima, inizialmente con questa fase anaerobica, quindi una fase in cui non c'è nessuna presenza di ossigeno, e verrà prodotto questo biogas che non è altro che metano, anidride carbonica e altri componenti che devono essere eliminati. Quindi con questo upgrading, diciamo, per il trattamento del biogas avremo in uscita un biometano che potrà essere successivamente immesso nella rete di distribuzione tramite dei metanodotti che dovranno essere comunque costruiti. Qualche dato sulla tempistica di questo progetto, a che punto si trova in fase di costruzione, quali sono i tempi? Allora no, non è ancora in fase di costruzione, noi abbiamo avviato un project e con questo project diciamo che le buste tra virgolette dovrebbero pervenire entro il 19 di luglio. A seguito di questo verrà fatta una verifica di quella che sarà l'offerta più vantaggiosa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnologico. Diciamo che l'obiettivo è quello di far entrare in produzione l'impianto entro giugno del 2026. Semplicemente perché se riusciamo ad entrare in esercizio entro quella data abbiamo la possibilità di accedere a dei finanziamenti che ci permettono comunque di avere dei vantaggi sulla tariffa. C'è stata un po' di diffidenza verso questi impianti, secondo lei perché e come possiamo sfatare certi stereotipi? Diciamo che spesso e volentieri è anche una cattiva informazione creata ad hoc. Da questo punto di vista abbiamo anche Legambiente che comunque ci aiuta nel sfatare queste fake news. Possiamo assolutamente dire che si trattano di impianti completamente chiusi al coperto, come tali non emanano cattivi odori. Anche per ciò che riguarda l'emanazione di batteri tossici che potrebbero essere appunto nocivi per la salute dell'uomo, ci sono diversi studi scientifici che ci assicurano che questo non accade. E invece per quanto riguarda l'impatto paesaggistico? Anche su questo diciamo che seppur l'impianto verrà collocato in una zona industriale comunque, nel nostro bando di gara abbiamo previsto che ci siano delle particolari condizioni affinché chi andrà effettivamente a progettare questo impianto dovrà rispettare delle condizioni paesaggistiche precise.